presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha preso parte alla due giorni a Bruxelles per il Comitato delle Regioni, che si chiude con impegni comuni che toccano da vicino cittadine e cittadini europei e della Toscana. Mazzeo chiude questa esperienza con soddisfazione e con l'impegno a tornare per affrontare un tema caro a tutto il Paese, che coinvolge direttamente il tessuto produttivo italiano e l'eccellenza delle nostre produzioni. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare e maggiore trasparenza. E poi abbiamo definito una iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto. E noi su questo come Toscana avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita legge regionale. Infine l'impegno che mi prendo, e questo per una regione come la nostra è fondamentale, è che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo, la qualità delle nostre produzioni, e credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della storia, quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. Dallo scorso 20 gennaio il presidente Mazzeo è membro titolare al Comitato Europeo delle Regioni ed è componente delle commissioni COTER, Commissione Politica di Coesione Territoriale e Bilancio dell'UE, ed ECON, Commissione Politica Economica. Giovedì 16 marzo Mazzeo ha incontrato anche il presidente del Comitato, Vasco Alves Cordeiro. È stata presentata nella sede del Consiglio regionale la campagna di Fratres Toscana Donare Sangue, la ricetta della felicità, iniziativa per invitare a donare e aumentare la squadra dei volontari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, ossia i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres, dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo, e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Donare sangue, la ricetta della felicità, uno slogan ma soprattutto una campagna arrivata in tutte le farmacie della regione, impegnate a consegnare le medicine in sacchetti di carta targati Fratres Toscana, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori. Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone a andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue, che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare sangue, è importante donare plasma. E allora ecco, questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale, perché appunto la Fratres, come le altre associazioni, hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Fratres Toscana, che può contare su 12 consigli territoriali, 285 gruppi e oltre 1000 volontari, nel 2022 ha registrato oltre 62.000 donazioni, garantite da 40.000 donatori. Numeri comunque in calo rispetto agli anni precedenti. In senso generale, la Toscana ha perso circa il 4,5% delle donazioni globalmente. La Toscana. Noi come Fratres siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%. Comunque, in termini numerici, per noi sono circa 1.200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo. Quindi è comunque pesante, soprattutto
la carenza dell'anno scorso, che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale, ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario, perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana. Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso, abbiamo cercato di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori, perché quello che manca sono nuovi donatori. Sono stati premiati i vincitori del premio Tesi di Laurea 2022 per le tesi con contenuti innovativi nella neuroriabilitazione. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti ha avuto luogo nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. 5 gli studenti premiati dalla Fondazione Gianfranco Salvini. Il premio da 2.000 euro, destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa, è andato a Stefania Spina dell'Università di Foggia. Gli altri 4 riconoscimenti, da 1.000 euro ciascuno, per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie della riabilitazione, sono andati a Gloria Mataldi dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Sofia Gandolfi dell'Università degli Studi di Padova, Lorenzo Balducci dell'Università degli Studi di Torino ed Elisabetta Valentini dell'Università degli Studi di Siena. Il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo era collegato da Bruxelles, dove si trovava per impegni istituzionali. Da lui è arrivato il ringraziamento per aver scelto il Consiglio regionale per l'iniziativa. Iniziativa apprezzata anche dalla consigliera regionale Lucia De Robertis, che ha elogiato la riuscita partnership tra pubblico e privato nell'esperienza della clinica Riabilitazione Toscana. Sì, è un connubio, direi, che vorremmo festeggiare tutti i giorni. Significa che abbiamo centrato l'obiettivo, quello di creare una cultura dopo di noi, no? Dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuroriabilitazione. Significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho accolto con favore la richiesta dell'ingegner Boncompagni di essere presente qua con la fondazione, perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca, ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. La ricerca è un elemento fondamentale, insieme alla capacità di trasferire sull'attività clinica i risultati della stessa per avere un sistema sanitario di eccellenza. Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca. Allora, la fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. La Fondazione Gianfranco Salvini, data l'importanza di raccogliere e valorizzare il contributo scientifico dei giovani ricercatori, ha deciso di dare continuità al premio Tesi di Laurea in ambito neuroriabilitativo anche per il 2023. La Fondazione Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, ha deciso 2 anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuroriabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Alessandro Rossi, direttore scientifico della Fondazione Gianfranco Salvini, ha sottolineato come negli ultimi anni ci siano stati cambiamenti nell'impostazione delle tesi. Abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente sono a traino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. Come espressione del mondo del volontariato è stato consegnato un omaggio floreale a Ivana Cannoni.
Durante la premiazione ha avuto luogo la presentazione del libro Innovazione e metodo sperimentale nella ricerca riabilitativa, che raccoglie gli elaborati. Dare voce alle proteste in Iran. Saeed Aman e Sanaz Parto del movimento Donna Vita Libertà sono stati ospiti della seduta plenaria del Parlamento regionale degli studenti al Palazzo del Pegaso in un incontro nell'ambito delle iniziative legate alla giornata internazionale della donna. La situazione in Iran, soprattutto negli ultimi mesi, è diventata sempre più critica. Quello che affronteremo oggi sarà la situazione delle donne in Iran, che soprattutto dagli ultimi mesi è diventata sempre più critica, con l'uccisione e la condanna di tantissimi uomini e donne. Soprattutto qui in Consiglio abbiamo molto commemorato questa cosa con questa associazione già in passato, a gennaio, e ho ritenuto importante invitare l'associazione a parlare di un quadro generale della storia iraniana e insomma delle donne in generale, proprio perché è importante diffondere la notizia e non lasciarla soltanto alla banale retorica del vogliamo starvi vicino, ma fare qualcosa, diffondere la notizia e diffondere con i nostri mezzi social, eccetera, quello che possiamo fare. La giovane parlamentare toscana Beatrice Galatolo ha spiegato la sua grafica all'otto, dedicata a Nika Shakarami, la 17enne iraniana uccisa per un video in cui cantava senza velo. Questa grafica va a rappresentare appunto lei usando vari tipi di design, vari tipi di grafiche che vengono usati adesso in modo di rivolta dai grafici e gli artisti iraniani. Ho deciso di usare le carte dei tarocchi partendo molto dal simbolo del lotto. Ho usato l'otto di coppe, che è la carta della speranza, fa parte degli arcani minori. Parla di speranza, come speranza che questa cosa possa cambiare, la necessità che questa cosa debba cambiare e che si arrivi a una parità di diritti essenziale in questo momento, che magari sembra ancora lontana, ma che le persone vogliono con ardore. E l'otto degli arcani maggiori, ovvero la giustizia. La giustizia, che è una legge che non si transige, che vige dentro ognuno di noi, che è la legge del rispetto, la giustizia non solo morale, la giustizia che ognuno ha verso gli altri. Sanaz Parto ha spiegato come motore delle proteste in Iran siano i ragazzi delle scuole e delle università. Il regime non si fa problemi ad uccidere o arrestare nemmeno i minori. È molto importante per noi, siamo anche andati diverse volte in diverse scuole, in diversi licei a parlare per i ragazzi, perché in Iran in questo momento sono proprio ragazzi della loro età che sono promotori di tutto questo movimento. Poi ne parleremo durante l'intervento, sono stati uccisi numerosi ragazzi proprio delle scuole, all'interno delle scuole, una protesta che è molto sentita proprio tra i giovanissimi, minorenni addirittura. Quindi informare loro, io penso che proprio loro, vedendo questi ragazzi, possono avere un'empatia che è maggiore rispetto forse anche a un adulto. Saeed Aman ha sottolineato come sia necessario dare voce alle proteste e alla rivoluzione che è in corso in Iran. Sostanzialmente dare voce alle proteste, alla rivoluzione che è in corso in Iran, e sensibilizzare e un po' diciamo fare da portavoce nei confronti dei ragazzi, e volevamo parlare un po' di quello che sta succedendo in Iran, ma contestualizzandolo nel contesto storico, sociale in cui è nata, per renderlo un po' più tangibile come evento, perché si sente spesso che se ne parla in una specie di come un evento isolato, mentre è un evento che ha le radici molto lontane, che è frutto di più di 100 anni di lotte sociali per la libertà e democrazia. Quindi ecco, volevamo un po' chiarire questa immagine e informare i ragazzi, e poi vedere anche i loro punti di vista
tramite un dibattito capire anche i loro punti di vista e anche noi imparare da loro.